Amici di The Boat Show, ben ritrovati. Abbiamo fatto tappa a Genova perché lo Yacht Club italiano merita una storia particolare, non a caso è il club velico più antico del Mediterraneo. L'architetto Giuseppe Crosa Vergagni l'ha disegnata ed è stata inaugurata il 17 febbraio del 1929 alla presenza dei principi di Piemonte. Pensate un po', la storia è articolata, lunga, ma è anche romantica. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale è stata semidistrutta e poi per ben 5 volte ricostruita. In collaborazione con Foresti e Suardi Design. Siamo entrati nella sede dello Yacht Club italiano, che è disposta su 3 livelli. A piano terra ci sono le aree destinate agli sportivi, coloro i quali si devono cambiare per uscire in regata. Qui siamo al piano ammezzato, dove ci sono gli uffici della presidenza ed anche una bellissima biblioteca da visitare, tantissimi volumi, oltretutto regalo di soci appassionati, ricostruiscono la storia della marineria e degli uomini che amano il mare. E poi saliamo su nella zona nobile, dove ci sono delle aree importanti, saloni, e c'è anche la saletta delle penne. In un posto del genere, che è anche un po' magico, c'è anche un padrone di casa. Si chiama Niccolò Reggio ed è il presidente dello Yacht Club italiano. Presidente, quando si prova a raccontare una realtà come questa, si ha sempre un po' di difficoltà a cercare di far capire quanto la tradizione vi ha aiutato poi in quella che invece è l'attività odierna, il fatto di avere un nome comunque così importante. Da un lato devi dare un'immagine di continuità operativa legata apposta alla storia, perché devi dare continuità alla storia. Dall'altro devi cercare di attualizzare tutte le risorse, tutte le tue organizzazioni, le procedure, quelle che sono le attività quotidiane del club a un'epoca moderna e a uno stato attuale. Qui è nata la vela, quindi nel 1879 è stato creato lo Yacht Club italiano proprio per portare lo yachting sui mari italiani. Quello che è il nostro obiettivo, quello di questa nuova generazione, direzione generale, è quella di aprire a una trasversalità, quindi una condivisione tra tutti i soci di quella che è la gestione del club. Immagino che voi cerchiate la giusta sinergia, il giusto compromesso tra quella che è la regata del club, dove tutti i soci partecipano, e quello che è l'evento sportivo, che magari dove c'è la vostra punta di diamante, atleta oppure evento. È un po' questa la giusta alchimia. In tutte le regate hai delle persone che sono particolarmente forti, brave, però il bravo è anche quello che sa abbassarsi e mescolarsi con quelli meno bravi. Speriamo di avere sempre campioni, i nostri campioni, che siano bravi da capire che soltanto grazie alla loro partecipazione alla vita del club, alla condivisione delle loro esperienze con quelli meno bravi, si ottengono dei risultati. I progetti, al di là di quelli che hai già indicato, quali sono? Focalizzarci sugli atleti che hanno in proiezione olimpica, quindi sui nostri equipaggi, quindi lavorando molto con loro, abbiamo 2 equipaggi nel 470 maschile e femminile e equipaggio nel 4.7 femminile. E poi costruire sinergie operative e funzionali con altri clubs, perché il nostro obiettivo è quello di trovare anche un coordinamento tra i 20 in modo da dare la possibilità anche ai concorrenti di partecipare a tutto quello che è possibile. Abbiamo lasciato per un attimo la biblioteca bella, bellissima dello Yacht Club italiano e siamo nel piano nobile. Guardate un po'
quanti modellini, quanto legno, storia, tradizione, che ci fanno venire in mente davvero tante sfide e tante cose. Prima di vedere le immagini più significative delle regate dello Yacht Club italiano, rendiamo omaggio ad un grande, Carlo Riva. Eleganza, successo, tradizione, ma soprattutto l'orgoglio del Made in Italy nel mondo. Grazie a lui, armatori del passato, del presente ed anche del futuro, continuano a sognare assaporando il gusto di navigare su una barca elegante ed esclusiva. Siamo nell'area top in tutti i sensi, perché qui c'è il salone dedicato agli appuntamenti sociali, poi questo balcone bellissimo con un super panorama. Vi ritrovate spesso? Sì, direi che ultimamente la vita sociale è tornata a essere veramente attiva. Questo è il luogo dove avvengono i pranzi più importanti, le feste natalizie, la vita assembleare dove i soci si incontrano in occasione dell'assemblea annuale e non nelle quali vengono discusse le questioni del club. Cerchiamo di focalizzare gli appuntamenti sportivi più importanti. Gli appuntamenti sportivi dello Yacht Club italiano sono tanti, sono storici, primo fra tutti sicuramente la Giraglia, che è un evento che ormai ha una storia talmente importante che è impossibile slegarlo da noi, è impossibile slegarlo dal Mediterraneo, ma non solo, c'è la Capri Rolex Week che sarà tra l'altro tra poco, l'NBA che è questa sfida tra le business school internazionali, quindi ne abbiamo tanti, è un panorama molto lungo ricordarli tutti. È quasi impossibile. Poi abbiamo tutta l'attività dei nostri atleti, direi in alcune classi come il 470 e il laser sono direi di punta in questo momento, quindi contiamo su di loro per poter sviluppare nei prossimi 2 o 3 anni un'attività importante. La cosa bella è che poi questo posto si anima di luci, di persone, insomma di spirito sportivo, è sicuramente forse un plus incredibile. Sì, è un posto che ha una lunghissima storia, qui Marconi accese le luci a Sydney dall'Elettra, era parcheggiata qua davanti, partendo da quello che con lo sport non ha moltissimo a che fare, ma con la storia è un posto che ha ospitato regate importantissime e vorremmo decisamente farle tornare. Tutte le barche del mondo hanno un Genoa sulla prua e non a caso si chiama Genoa perché è stato inventato qua e quindi dietro a questo piccolo aneddoto riuscire a riportare la vela anche magari olimpica qui in città non sarebbe male. Abbiamo sentito prima il sogno del cassetto del presidente, il tuo con Lima o è diverso? No, direi che di sogni ne condividiamo diversi con Nico dal punto di vista sportivo. Al di là di quelli più, diciamo così, importanti anche dal punto di vista proprio dell'impegno anche finanziario che c'è dietro alcune sfide sportive, il mio sogno sarebbe riportare a Genova la preolimpica, le regate che si facevano una volta, la Genoa Week con tanti equipaggi delle classi olimpiche che hanno sempre apprezzato il campo del Lido d'Albaro come uno dei più bei campi di regata, ovviamente nei periodi giusti dell'anno. Siamo in chiusura di questa puntata di The Boat Show e abbiamo sentito attraverso le parole dei protagonisti, della dirigenza, quello che è stato il passato, ma soprattutto il presente e il futuro di questa realtà con grandissima vocazione sportiva. E poi abbiamo conosciuto un imprenditore, la sua grande passione per il mare e soprattutto la capacità di trasferire quello che è un proprio desiderio rivolto agli armatori. Visto che è quasi Pasqua, sogniamo, qualcuno magari stacca un biglietto per andare chissà dove. Gli appassionati potranno puntare magari sulle Bermuda dove ci sarà la prossima America's Cup, anche se Oracle si allena, però ogni tanto capita qualche incidente. Fortunatamente, tanto spettacolare ma senza conseguenze per i velisti. In collaborazione con Foresti e Suardi Design.